Siamo qua, faccio un'altra chiacchierata con l'avvocato Raffaele Moreno, che è ancora per un po' consigliere comunale a Vairano Sì, Patenora. fino a maggio. Libera Vairano, era il suo No, comune. Vairano libera. Vairano libera, Sì. non libera No, Vairano. beh, volevo liberare No, anche Vairano. perché sarebbe stato come libera Vairano, La eccetera. volevo liberare, ma non ci sono riuscito. Sa qual è il primo argomento per il quale io l'ho pregata di venire qua? Perché assieme a lei, che sposa certe situazioni, volevo precisare una cosa che io per la verità mi illudevo fosse inutile precisare, però alla luce di tante cose, anche di tante cose che ha messo in opera lei, purtroppo ci sono persone che si ostinano a leggere le cose come conviene loro leggere. Altre invece, magari in buona fede rispetto alle prime, continuano a pensare che certe cose si dicano, altre si denuncino, altre si critichino soltanto perché si vuole semplicemente criticare una persona fisica, un personaggio fisico. Non è esattamente così. Il 90%, anzi no, forse il 99% delle accuse che io muovo sono accuse al sistema, sono accuse ad un sistema che, come diceva Rochelle, come le idee, cammina sulle gambe degli uomini, cioè il sistema non va avanti da solo. Così come io credo, e credo di aver letto nella maniera giusta, seguendo quello che lei sta facendo e anche informandomi su quello che lei ha fatto nel suo passato di consigliere, sono tanto le persone, ma semplicemente il sistema che cammina su certe persone. Siccome il sistema ha un nome solo e siccome le sue componenti coreografiche e disoneste sono tante, bisogna assolutamente identificarle volta per volta con dei nomi. Quindi, scusatemi, la si potrebbe anche piantare a un certo punto di offendere la propria intelligenza e quella degli altri, cioè la nostra, continuando quando non sia nessun argomento da portare in piazza o semplicemente su una scrivania che uno parla perché ce l'ha con qualcun altro. A me, sinceramente, io, in modo particolare io, e me ne assumo tutte le responsabilità, sono sempre pronta e felicissima di potermi ricredere e quando dovesse succedere lo farei veramente con la fanfara, perché siccome siamo agli sgoccioli di questa amministrazione complicata e faticosa, cioè significa che lei saluta i suoi compaesani da politico e non si ripresenterà più. No, io non ho intenzione di ripresentarmi, per la verità. Non ho intenzione di ripresentarmi perché sono convinto che non gliela farei, non gliela potrei fare a fronte di tanto clientelismo che si è creato. Non Sta so. affermando una cosa Eh grave. sì, c'è un clientelismo spaventoso. Guardi. Se è spaventoso, i vairanesi questo pacchero dalla faccia dovrebbero toglierselo in fretta. Allora, guardi, no, non è così invece, non è così, perché molto spesso si dice, io purtroppo ho fatto da solo opposizione in Consiglio Comunale. Questo lo Ci so. sono stati altri tre che dovevano essere consiglieri di opposizione, di cui uno si è completamente eclissato da più di 2 anni. Io è vero che mi sono eclissato anche io da quasi un anno, però ho continuato a seguire le vicende, anche perché sedersi in Consiglio, trovarsi davanti a un muro di gomma, a un muro di gomma per cui tu parli, ma loro se ne fregano, poi alzano la mano, votano e votano quello che vogliono, secondo me è assolutamente inutile. Gli altri due hanno avuto i figli idonei ai concorsi, quindi gli altri due consiglieri, quindi praticamente per loro tutto va bene, madama la marchesa. Quindi a questo punto ripresentarsi. Ma ripresentarsi con chi? Con chi e per cosa? E per cosa? Sì, ma in giro cosa si dice, Ma in giro non Vairano? si parla proprio, io perlomeno non sento nessuno, io perlomeno non sento assolutamente nessuno parlare. Non Ma si sento. parlerà di un candidato sindaco, Ah di... sì, certo, il candidato sindaco è uno, ed è l'attuale vice sindaco, il quale è presente sul comune come un qualsiasi dipendente comunale. Perché arriva alle 8 di mattina, se ne va la E sera che sta a e fare tutto il giorno? sta tutto il giorno lì, perché lui campa di questo.
Lui campa di questo, campa cioè, ma di... non lavora questo signore? Che io sappia non mi risulta, a me non risulta. Quindi lui campa di questo, si immagini che... E se un vice sindaco sta tutto il giorno, il sindaco anche la notte? No, il sindaco non lo so se sta anche la notte. Quando ha avuto problemi, perlomeno per quanto riguardava i problemi suoi, della famosa lottizzazione che doveva mettere sotto fatica l'ufficio tecnico, e allora lì era capace di stare anche sabato, di domenica, li chiamava, gli imponeva di venire lì e di fare tutto il lavoro che serviva per mettere a posto le carte per la lottizzazione. Quest'altro invece insomma ci sta lì per guardarsi tutto, per non farsi sfuggire niente, ma neanche fermamente intenzionato a fare il sindaco. Certamente, è certo, se lei considera che anche è presente anche per le promesse di matrimonio, anche per le promesse di matrimonio lui è presente sul comune, laddove la promessa di matrimonio è una formalità burocratica. Però per chi non lo sa si pensa soltanto che lui è tanto solerte. Ah sì, certamente, è tanto solerte, è tanto bravo, è tanto vicino alla gente, è tanto vicino alla gente, capisce qual è il problema? La gente non riesce più a distinguere il bene dal male, non riesce più a distinguere. Quindi Vairano, più che di un sindaco, avrebbe bisogno di un educatore. Vairano, secondo me, avrebbe bisogno di un corso di educazione civica. Un corso di educazione civica, proprio di capire quali sono i diritti e i doveri dei cittadini. Ha voglia di capire? Non lo so. Ripeto, io mi metto anche nei loro panni. Certo. Perché se io fossi, io ragiono così perché sono così, ma se io fossi un cittadino normale, a volte come ragionerei? Direi, ma loro fanno bene. Ma loro fanno bene, perché prendersi tanta briga quando, per esempio, rispetto a delle denunce tanto evidenti la magistratura non interviene? Rispetto all'ultimo scandalo, quello dei concorsi, so che stanno indagando, però fino adesso nulla. Quanto tempo è passato? È passato un anno quasi. Non voglio dire sciocchezze, non voglio dire sciocchezze. Fine 2021, insomma, poi ci sono state le cose, insomma, sono mesi, parliamo di mesi. Quindi, però, vede, avrebbe dovuto già muoversi qualcosa, invece la magistratura ha tempi lunghi, ha tempi biblici la magistratura. Non è che a tempi lunghi, sì. Intanto la gente pensa che loro siano dalla parte della... Tanto loro sono tutti allegri, sorridenti, felici, non hanno nessun tipo. Quanti di... Quanti concorsi ci sono stati? Guardi, ci sono stati, hanno anche allargato il numero degli assunti, pare che siano stati assunti da 1 a 3 vigili urbani, 2 assistenti amministrativi, è una responsabile dell'area amministrativa, che la persona che ha lavorato nella stanza con colui il quale è stato componente della commissione esaminatrice e che, avendoci lavorato per molti anni con lei braccio a braccio, probabilmente avrebbe... Ma loro hanno creato, guardi, ce lo dicevamo già l'altra volta, loro hanno creato una commissione ad hoc, hanno creato la classica commissione ad hoc, dando delle precise direttive. Devono essere assunti Tizio, Caio, Sempronio, e gli idonei devono essere questi. Io ho portato anche le carte, perché poi sono state cose eclatanti con il comune anche di Piana di Monteverna, dove abbiamo visto che ci sono state delle determine da parte di questo famoso Giacomo Trivellone, che ha dato incarichi a commissari esaminatori come Angelo De Simone, o al figlio del sindaco di Vairano, un incarico legale, anche pagato, e per cui a un certo punto è il sindaco di Piano di Monteverna che era candidato e che è stato tra gli idonei. Quindi, voglio dire, è tutta una situazione commistione che si scontra proprio in modo stridente con quelle che sono le procedure previste dalla legge, previste dall'articolo 97 della Costituzione e dall'articolo 1
della legge 241 certo, del 90. Certo, che portare avanti un discorso in un consiglio comunale in cui praticamente l'opposizione è rappresentata soltanto da una persona, cioè da lei, cioè diventa qualcosa di più doloroso della cosiddetta mission impossible. Ma come vogliamo spiegarla sta cosa? Non c'è altro modo, è una mission impossible, però che comunque io non mi sono sentito di lasciare cadere in maniera così. Io dico mission impossible perché per la sua solitudine, ma non per quello che io mi aspetterei poi da un intervento sano degli organi competenti, insomma, degli organi inquirenti e della magistratura, perché così come abbiamo parlato l'altra volta, adesso ci sono delle cose che io mi auguro vadano a buon fine, ma ci sono delle cose che costano. Lei ha fatto un nome prima, ha fatto un nome di Giacomo Trivellone, adesso c'è sua figlia, mi pare, sì, la signora lui, Marilena Trivellone, che è la responsabile dell'area finanziaria, economico e finanziaria. Ma si immagini che con Giacomo Trivellone ha avuto un incarico che è iniziato con un contratto del 3 febbraio del 2020. Okay? Dopo due giorni ha imposto una delibera alla giunta, firmata anche da lui come responsabile dell'area, in cui ha detto: io devo avere una ditta come supporto. Questa ditta... Lui, ma quanto tempo ha lavorato lui per il comune? Lui ha cominciato il 3 febbraio 2020 e ha finito a fine 2020, dopo che... Era un contratto di consulenza? Sì, sì, aveva avuto un contratto di consulenza. Dopo che ha sistemato la figlia come vincitrice di concorso, si è passato a Piana di Monteverna. A fare la stessa cosa? A fare la stessa e chi cosa. Doveva sistemarmi? Domanda illecita. Non lo so, a Piana di Monteverna, forse probabilmente lui con la sua società, perché la società che poi lui ha indicato, senza spiegare neanche... La LM digitale, senza spiegare neanche i criteri di scelta di questa LM digitale. Si immagini che questa LM digitale... Ho detto io da solo non ce la faccio. Anche io da solo non ce la faccio, ci vuole il supporto, ci stava ancora qualcuno del vecchio ufficio ragioneria, però ho detto no, a me serve questa cosa. E infatti dopo cinque giorni della delibera... Scusa, ma così capiscono tutti, anche quelli che fanno finta di non capire. No, è importante, sa, perché qua il 90% fa finta di non capire. E poi fa la telefonata o la lettera che dice: come ti sei permessa, ora ti querelo. E io mi strappo tutti i capelli quando mi arrivano queste cose, le vede sono... Allora, lui dice: io ho bisogno di un supporto e quindi di una ditta che si occupi di queste cose. Ora, come avviene in un comune la scelta della ditta? Per scelta diretta? Per incarico diretto? Allora, oppure no? Loro dicono che trattandosi di un servizio sotto soglia, quindi all'epoca sotto i 40.000 euro, poteva scegliere direttamente l'amministrazione. Cioè il sindaco? No. Il sindaco no. Il sindaco non compie atti di gestione. No. Il sindaco dà un indirizzo politico con la giunta. Poi l'atto di gestione... Mi consente di dire che il sindaco in genere dovrebbe... Il sindaco controlla sempre comunque un potere di soprintendenza sugli uffici. Questo lo stabilisce l'articolo 50 del testo unico sugli enti locali, il 267 del 2000. Il punto è un altro. Il punto è che questa scelta, oltretutto, avviene richiamando delle norme errate, dichiarando delle norme di supporto a un RUP, facendo riferimento alle norme sempre in questa... Poi sono aspetti tecnici questi che non voglio approfondire perché alla gente interesseranno poco, però che fa riferimento a una legge quadro in materia di lavori pubblici che con l'area economico-finanziaria non ci azzecca proprio niente, niente di niente. Quindi dovrebbe fare da supporto come RUP attraverso delle norme che fanno riferimento
All'articolo 10 del vecchio codice degli appalti, il 163 del 2006, e agli articoli 7 e 8 della DPR 554 del 99, che è il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici. Quindi che c'entrano i lavori pubblici con l'area economico-finanziaria? Poi c'è un'altra cosa ancora, che questo incarico di supporto a questa società, a questa ditta, la LM Digital, doveva durare 3 mesi e dice il soggetto si impegna a tenere gli opportuni contratti con l'amministrazione. L'incarico professionale a durata di 3 mesi è comunque in caso di proroga non oltre il 30 giugno del 2020. Siamo oggi... E sta ancora qua, insomma. Sta ancora qua. Al 22, al 2022. Il signor Giacomo Trivellone a sua volta poi sceglie, senza che si capisse il criterio, sceglie la LM Digitale, che all'epoca aveva come amministratore tal Ottaviano Lanna, fidanzato promesso sposo della figlia Marilena Trivellone, il quale è durato in carica fino a dicembre del 2021. E lui ha dichiarato, tra le altre cose, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto, ossia la LM Digitale, o di eventuali rapporti di parentela che possano aver influito con la decisione oggetto dell'atto. Cioè non sceglieva sul genero senza sapere che era sul genero. Lui ha scelto la società di suo genero e non sapeva che era sul genero, la LM Digitale. Ma non basta. Perché lui poi è rimasto in carica, ripeto, fino a fine 2020. Poi c'è stato il concorso vinto dalla figlia e la figlia ha continuato a dare incarico alla LM Digitale. Non sapeva che era di suo marito. Non sapeva che era di suo marito, ma probabilmente in questo frattempo c'è stato il passaggio da Ottaviano Lanna a Marco Mantovanelli. Chi è Marco Mantovanelli? Lei mi dirà. Chi è Marco Mantovanelli? E il marito è un musicista, marito di Ida Trivellone, sorella di Giacomo. Cioè la zia. La zia di Marilena, sorella di Giacomo. Potrebbe anche darsi che questi signori non si sono rivelati per non mettere in imbarazzo la signora? Probabile. Cioè, gente, fatto sta che io il 31 gennaio 2022 ho fatto, in costanza di amministrazione ancora di Marco Mantovanelli, zio acquisito a fine di Marilena Trivellone, in data 31 gennaio del 2022, ho fatto una interrogazione al sindaco, al responsabile dell'area economico-finanziaria, al segretario comunale, chiedendo se vi fossero cause di incompatibilità e quale risultato avesse prodotto questa LM Digitale. Sul risultato mi sono state date risposte molto vaghe. Fatto sta che questa LM Digitale, dai 40.000 euro che non doveva superare, prende lordi 4.056 euro al mese. Queste sono le ultime determine, 4.056 euro al mese, e al 31 gennaio, quando io ho presentato la mia interrogazione al sindaco, al segretario comunale, alla responsabile dei servizi economici e finanziari, ho detto scusa, sta LM Digitale chi è? E chi è come amministratore? Che c'è a che fare? Il 7 febbraio, dopo 7 giorni, è cambiato l'amministratore un'altra volta e hanno messo un terzo estraneo che si chiama un tal Parisi. Un terzo estraneo, probabilmente non avrà nessun rapporto di parentela. E lei mi ha risposto candidamente che non c'era nessun rapporto di affinità o di parentela o di incompatibilità con l'amministratore della LM Digitale. Intanto noi da 3 mesi abbiamo, da oltre 2 anni, questa società che prende un bel po' di soldi, un bel po' di denaro pubblico, avendo un grosso conflitto di interessi con la responsabile
del servizio economico finanziario. Cosa prevede la legge in questo caso? Guardi, qui c'è l'abuso d'ufficio, innanzitutto, ma c'è un abuso d'ufficio grande come un grattacielo. Recidivo anche. Anche recidivo. C'è un abuso d'ufficio che è impressionante. E poi c'è un danno erariale enorme. Se lei considera che questa LM digitale, che è andata anche in evidenza nel comune di Piana di Monteverna, dove due consiglieri hanno interrogato il sindaco, Mongillo e Carbone, Andrea Mongillo e Pietro Carbone, hanno interrogato il sindaco e il sindaco non ha risposto in consiglio comunale, anzi mi hanno riferito che una tale vice sindaca del comune di Piana di Monteverna avrebbe detto a questi due consiglieri: fate attenzione, non fatevi guidare da Raffaele Moreno, perché voi non sapete chi è. Da Vairano. Eh? Da Vairano. Certo, la staffetta è arrivata da Vairano, perché voi non sapete chi è Raffaele Moreno. Allora io vorrei dire a questa signora vice sindaca, che io non ho il piacere di conoscere, voi non sapete, ma lei cosa ha intendito secondo lei? Guardi, io non lo so cosa poteva intendere questa signora, però vorrei avere il piacere di incontrarla, questa gentile signora vice sindaca di Piana di Monteverna, e dire: signora, confrontiamoci, mi dica, se lei ha qualche problema, ha qualche perplessità, me le dica, io gliele chiarisco e poi valuterà lei che cosa, se io sono una persona affidabile, non affidabile, ho detto fesserie, ho detto stronzata, non lo so, ho detto cose campate in aria, chiaro? Comunque il punto è sempre uno, cara direttrice, che le questioni vengono spostate quando non ci sono argomenti, quando non ci sono argomenti per controbattere, vengono spostate sul piano personale, certo, sul piano, certo, della diffamazione, certo, sul piano della calunnia. Certo. E allora, perché questa era una vecchia tecnica marxista, il marxismo questo diceva, cioè quando tu non puoi attaccare il nemico, calunnialo, certo, squalificalo sul piano personale, certo, e questo si squalificalo fa. Sul piano personale, certo, e potrai avere una via d'uscita. Si fa questo, sì. Chiaro? Questo in genere si fa. Però questo. gli argomenti ci sono. Per esempio, hanno messo in giro un'altra cosa per fare un po' il fatto che io non avessi voluto far recuperare il castello e il borgo medievale di Vairano. Io ho fatto una denuncia forte all'epoca, perché non solo furono acquisite tutte le proprietà, diciamo, di quelle catapecchie con un atto per cui il sindaco disse: ma là non hanno fatto il rogito, per cui ce le siamo prese, quasi che se uno non fa il rogito di una casa, tu amministrazione ti puoi prendere il bene, cosa già che è di un'assurdità enorme. Poi io ho detto: guardate, il consiglio comunale non può mettere una ditta, perché là il consiglio comunale era diventato, l'organo politico era diventato commissione esaminatrice, e aveva scelto una ditta creata ad hoc, la Borghi e Castelli Project di Castel Campagnano, creata pochi giorni prima. Per fare questo recupero. Ovviamente dietro questa Borghi e Castelli, con 2.500 euro di capitale sociale versato, e che avrebbe dovuto gestire all'incirca tra i 100 e i 110 milioni di euro di finanziamento da parte di Invitalia, e dietro questa Borghi e Castelli si nascondevano i soliti noti, le solite ditte, i soliti studi tecnici. Denuncia alla procura, niente. Ricorso al TAR, il TAR dichiara inammissibile il ricorso, non lo legge neanche, per carenza di interesse. L'unico che mi dà soddisfazione è l'ANAC Raffaele Cantone, che fa una delibera, la 977 del 2017, in cui dice al Comune di Vairano, hai sbagliato tutto, anzi, fa attenzione, perché questa procedura è molto pericolosa. Tu hai una strada, gli indica anche la strada.
quella del partenariato pubblico-privato. Quindi loro avrebbero potuto fare una cosa fatta bene, secondo i crismi della legge. Chiaro? Seguire le linee guida ANAC, fare il partenariato pubblico-privato e recuperare il borgo medievale e il castello, se lo volevano fare. Sono stati loro a non volerlo fare, perché ormai non c'era più trippa per gatti. Era sfumato l'affare, era sfumato l'affare. Non c'erano più gli studi tecnici, le ditte varie di parenti, amici che potevano azzuppare, la gente che guardava e il borgo che restava lì a crollare ancora di più. Quello è il punto. Perché l'ANAC gli aveva detto qual era la strada per il recupero del borgo medievale di Vairano e del castello di Vairano Patenora. Sono loro i responsabili. Anche in quel caso lei con chi ce l'aveva? Anche in quel caso, guardi, io ho fatto un ricorso al TAR. Pensi che avevano aderito intorno a oltre 50 persone. Il sindaco Cantelmo è andato, ha avuto il barbaro coraggio di andare a fermare i ricorrenti e a dirgli di revocarmi il mandato. Capisce che significa? Capisco, non mi purtroppo non mi meraviglia. Di revocare, e infatti molti mi hanno revocato il mandato. A dire, ma perché, scusa, mi fai sto ricorso? Cioè, voglio dire, un ragazzo addirittura, un povero ragazzo, Giuseppe Sasso, ricordo come se fosse adesso, che ci aveva creduto in questa cosa, in questa mi disse, guarda, mi ha fermato per le scale del comune. È morto sto ragazzo. Oh signore. È morto. Mi ha fermato per le scale del comune e ha detto, ma tu puoi fare ricorso, ma perché fai ricorso? Come se io avessi voluto fare un qualcosa contro l'interesse pubblico. La mia era un'azione a favore dell'interesse pubblico, non contro l'interesse pubblico. Ma la confusione sta proprio in questo, perciò. Chiaro. La gente purtroppo... È pernicioso creare confusione. La gente purtroppo non riesce a capirlo. Perciò ho parlato di educatore civico. Ma anche la stessa questione del dirigente. Per cui c'è stata poi una sentenza per dolo, una sentenza di condanna per dolo contro il sindaco di Vairano. So che ha fatto appello, l'appello sospende la sentenza di primo grado. Adesso vedremo che cosa diranno le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei Conti. Ma lì il fatto c'è, e il fatto è, non è che si può modificare, i fatti sono quelli. Cioè lui, questo signore, non poteva fare il dirigente, semplicemente perché non aveva superato nessun concorso pubblico. Certo. Non era un fatto personale, a me non interessa, a quel posto lì ci poteva stare Tizio, Caio, Sempronio, Mevio, per me sarebbe stata la stessa cosa. È il sistema. Ma mi dica una cosa, avvocato, adesso che ne abbiamo detto, ma l'abbiamo detto naturalmente senza nessuna volontà di critica, ma soltanto, diciamo, con affetto deluso, che i vairanesi dimostrano di essere poco interessati e poco inclini a volersi informare. Ma per l'ultima faccenda, che voglio dire è abbastanza inquietante, e che ne hanno parlato anche altri siti, altri giornali, che la forestale avrebbe scoperto in una determinata area che sarebbe risultata essere di proprietà della stessa ditta che era stata incaricata dal comune per la manutenzione dei marciapiedi, e là poi si incrocia col fatto che i lavori pare non siano stati fatti come si deve, e poi chiamiamolo lo sfrido, tutto quello che il materiale di risulta sarebbe che è in carico della ditta, cioè va in carico alla ditta, nel senso che la ditta riceve, credo, del denaro per poterlo smaltire nella maniera giusta e prevista dalla norma, dalla legge. Io faccio un lavoro per te, poi tu mi dai i soldi per smaltire il materiale di risulta, e io mi prendo i soldi e lo vado a smaltire in casa mia. Ma insomma, voglio dire. E allora, poi non è tutto qui, perché la cosa che mi interessa di più, perché questa può anche farmi ridere amaramente, perché no, mica fa ridere questa, eh? Questa è gravissima. No, dico, può anche farmi ridere amaramente per tutte le schifezze che fanno, ma la cosa grave è che là c'è stato il materiale tossico. Sì.
Allora, guardi, la cosa nasce, io ho fatto un accesso agli atti. La cosa è truffaldina dall'inizio. Io ho fatto un accesso agli atti. Fatto questo accesso agli atti, loro avevano già fatto, quasi completato, il lato, diciamo, venendo da Vairano Scalo, il lato sinistro. Per intenderci, i veranesi lo sapranno, il lato dove sta il negozio Yammo, che è un negozio molto famoso di telefonini, avevano già completato e avevo notato che avevano fatto anche una tubatura sotto di fogne, eccetera. Avevano fatto un accesso agli atti e ho visto che si trattava di un finanziamento statale di 70.000 euro. Il finanziamento statale ha un vincolo di destinazione, certo. Cioè quei soldi possono essere utilizzati soltanto per fare quel tipo di lavoro. Invece ho visto che era stata fatta una avevano trovato, può capitare, per carità di Dio, può capitare che... Ma questo innanzitutto è da scrivere, da addebitare a chi ha fatto il progetto, certo. All'ingegnere De Simone, il quale avrebbe dovuto verificare che sotto quella sede stradale ci poteva essere qualcosa, dovevano fare dei carotaggi, delle cose per verificare se andando a muovere quella situazione potevano insorgere degli altri problemi. Ma non lo ha fatto, ok, non lo ha fatto. Tu ditta, quando vedi che poi sollevi tutta sta fresatura di marciapiedi, la rimuovi e trovi sotto una fognatura che non fa bene, allora ti devi fermare, certo. Non è che puoi proseguire, altrimenti si deve fare una perizia di variante. Lì la perizia di variante io non l'ho trovata. Insomma, io ho fatto quell'accesso agli atti, ho visto che poi alla fine si sono fermati i lavori, nel senso che ho verificato che anche per quanto riguarda i cordoli non erano stati messi come dovevano essere messi, la pavimentazione non misurava quel tipo di misure che era stata programmata, pianificata, quindi si fermano questi lavori. Benissimo, si fermano questi lavori e non proseguono dal lato della Chiesa del Carmine, dall'altro lato della strada. A questo punto, dopo alcuni giorni, ho letto su un sito online che c'era stato questo sequestro di quest'area per una discarica abusiva, dove era stato trovato del materiale, anche di fresatura, di rimozione, di materiale di risulta, oltre a del materiale nocivo. Quindi, a questo punto qua, ho fatto 2 più 2, e ho detto, vabbè, allora questo, poiché apparteneva alla stessa ditta, quest'area privata apparteneva alla stessa ditta che ha fatto i lavori, si è presa l'aggiudicazione, ho detto, a questo punto qua ci sta non solo il reato ambientale, quello contestato dalla forestale con il supporto dell'ARPAC, badi bene, che la forestale è andata con l'ARPAC e l'ARPAC ha preso e rilevato tutti i materiali presenti sul sito. Quindi al reato ambientale si è unito anche un reato ancora più grave, che è quello di non aver portato a discarica autorizzata quel materiale che doveva essere portato a discarica autorizzata, perché la ditta si è presa i soldi, certo, per portarla a discarica autorizzata. Quindi tu non puoi prenderti i soldi e non lo porti, perché a quel punto là quei soldi te li metti in tasca e non fai quello che devi fare. E questo è il l'amministrazione. Questa è un'amministrazione che non è un'amministrazione, questo è un comitato d'affari. Purtroppo è un comitato d'affari che vuole apparire buona, brava, vittima, perché poi il cattivo sono io, loro sono le vittime, certo. Loro sono le vittime, certo. Loro che gestiscono il denaro pubblico in questo modo sono le vittime e il cattivo che controlla sono io. E allora la gente crede a loro e non crede a me, perché ovviamente io voglio fare del male. Pensi che ci sta, ho saputo che ci sta un negozio che sta sulla stessa strada, che si è lamentato, dice, mo per causa dell'esposto che ha fatto l'avvocato Moreno, mo non fanno il marciapiede davanti al mio negozio. Ma scusami tanto, a parte il fatto che non è fatto così, perché se non ci sta sta ditta, ce ne sta un'altra, e il lavoro si fa. Ma poi secondo te, ecco il problema della legalità, mentalità, il problema della legalità, ma secondo te
È più giusto che si faccia il negozio, il marciapiede davanti a casa tua e che venga dissipato, diciamo così per usare un eufemismo, venga dissipato del denaro pubblico, o che invece il denaro pubblico che è di tutti venga utilizzato bene e venga fatto pure il marciapiede davanti a casa Avvocato, tua. è la mentalità del comparello, della comarella, della cugina, della zia, della E nonna allora, e allora. ed è la mentalità di quello che salta la fila. Di quello che salta, giusto, di quello che salta la fila. È la stessa cosa, no? Che noi diciamo, per fare un esempio dei giorni nostri, sì, ma quello Putin ha avuto il problema della Crimea, del Donbass nel 2014. Sì, ha avuto questi problemi, la Crimea, il Donbass. Ma non è normale che a questi problemi si Rispondi in risponda questo modo. distruggendo un paese, distruggendo una popolazione, con le E dovute costringendo gran parte della popolazione ad andare via ad dalla andare casa via, propria, distrutta. ad essere deportati in altri paesi. Quindi il problema è questo, è semplicemente questo. Purtroppo la gente non. Allora lei trova difficoltà in tutto, trova difficoltà nel reperire qualcuno che voglia. Tutti quanti dicono, Vairano non è il mio paese, però io ho dimostrato forse più attaccamento io che non i vairanesi veri, perché i vairanesi veri avrebbero. Allora, se a me dicessero, Questo discorso lo faccio sempre vuoi fare qualcosa per la tua città, pur rimettendoci, io lo farei, perché io la amo la mia città, allora io lo farei. Se io amo il mio paese, io accetto anche le difficoltà e mi butto nella mischia. Purtroppo loro non sono disposti, c'è un'infingardaggine che è paurosa, c'è un'ignavia che è paurosa. C'è anche un'abitudine, avvocato, che è altrettanto perniciosa. Loro sono stati disabituati a riflettere. La grande vittoria di una certa politica, tra virgolette, quella dei no altri, come si dice, è proprio quella di essere riuscita a fare in modo che gli altri non riflettano e non pensino. Perché se queste persone pensassero, decidessero a pensare, le cose si rivolterebbero immediatamente perché sono in grado di pensare, ma si sono disabituati a Ma lei farlo. immagini una cosa, che se fanno uno sfogo, che posso dire, minimamente critico, qualcuno su Facebook, viene chiamato. Viene Come? Ah chiamato. sì? Dice, ma tu perché poi hai fatto sta cosa? Mi hai fatto. Viene chiamato come. Cioè praticamente noi abbiamo, Politici no? dei no altri. Le dico un'altra cosa. Hanno rifatto la rete idrica a Vairano. Nel 2016 viene bandito. Supino, il grande sindaco che sarà degli anni prossimi, disse all'epoca, nel 2016, che si sarebbero risolti tutti i problemi di Vairano con i vari disservizi della rete idrica, eccetera, eccetera. Viene rifatta sta rete idrica, ricevono un finanziamento di circa 4 milioni, nel 2017 si concludono i lavori. Sta rete idrica fa acqua da tutte le parti, ogni tanto salta qualcosa. Devono correre perché è stata fatta in maniera scriteriata. In maniera scriteriata. Oggi, che cosa si dovrebbe dire a questo signore? Cioè, tu hai promesso tutto questo, eccole le tue promesse. Questo paese fa acqua da tutte le parti. Andiamole a rivedere tutte le dichiarazioni e le interviste che hai fatto. Nel 2016, sofferenza, perché poi furono rimossi, Basoli, le varie cose, il passaggio, eccetera, e quindi ci furono dei problemi, delle difficoltà, dei disagi per la popolazione. Però lui disse: non vi preoccupate, soffrirete un pochino, avrete un po' di disagi, però poi avrete l'acqua sempre in casa, eccetera, eccetera. Ogni tanto manca l'acqua, chi ha il serbatoio fa funzionare l'autoclave, spende un bel po' di soldi per l'energia elettrica, chi non ha il serbatoio si frega e rimane senza acqua in casa. E adesso è saltato su una strada principale, ultimamente, una settimana fa circa, ed è rimasto così fermo con acqua che usciva a fiumi, per 4-5 giorni.
4-5 giorni, una riparazione che è durata 4-5 giorni. Spiego. Io a questo punto dovrei soltanto dire, ma come si permette di non candidarsi più? Lei mi risponderebbe in quel determinato modo. Allora io facciamo una cosa. Io non do a questa intervista il carattere del commiato, va bene? Noi rimaniamo che quando si definiscono i termini per le candidature, noi facciamo un'altra intervista. Bene. Perché io non credo che lei sia il tipo che rinuncia. Soltanto perché dice tanto, sarebbe una battaglia inutile perché non verrò rieletto. Io comprendo anche che la campagna elettorale della parte avversa sarà incentrata soprattutto a fare in modo che nessuno voti lei, ma su questo io ne sono proprio sicura. Però vede, credo, posso sbagliarmi naturalmente, io credo che nella vita ognuno abbia la mission che ritiene di avere, però penso anche che anche se non se ne accorge, ha anche un'altra mission, quella istintiva. Quella istintiva è che qualcun altro, qualche altra forza impone. Io credo che lei questa seconda mission ce l'abbia dentro. Guardi, Io ho la passione, questo esatto, è. Lei ha, perché nella vita non si vive di ragione, si vive di passioni, ci sono solo, non l'ho detto io, però mi piace ripeterlo, nella vita non ci sono ragioni per viverla, ci sono solo passioni. E le voglio dire una cosa, forse sarà di consolazione o di rabbia, non lo so, stufa dopo 2 anni di scrivere sulla corruzione e l'inquinamento che si aggirava in un concorso dell'ospedale di Caserta. Ne ho scritto per 2 anni, un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 29 assistenti amministrativi, siamo sempre nell'amministrazione, e non mi sono limitata a dire, a puntare il dito, a sospettare. A un certo punto addirittura pubblicato in anticipo di 1 anno e mezzo i 29 nomi di quelli che avrebbero vinto. Non è stato sufficiente perché chi di dovere, chi era deputato a farlo, riflettesse su se fosse il caso o meno di continuare o di salvare la faccia, perché l'hanno persa nel momento in cui hanno fatto gli arroganti, per quello che mi riguarda. Sono andati avanti, ad un certo punto io, siccome ho sempre sostenuto di essere una giornalista fortunata, e a un certo punto io sono venuta in possesso delle prove della corruzione di questo, e allora non l'ho sparata, ho semplicemente avvertito, guardate, quindi ho dato un'ulteriore possibilità a questi signori di dare un'occhiata a quello che stavano facendo, a quello che dopo tante puntate potevo dire ad ogni buon conto quello che si stava svolgendo con la loro autorizzazione. Niente, sono stati sempre più arroganti, e allora cosa ho fatto? Allora ho scritto al responsabile dell'anticorruzione, e ho mandato una PEC. Questo signore, con un'altra PEC, non poteva fare a meno di rispondermi, dice che tutto sommato loro non erano tenuti a leggere i giornali. Cioè, io penso che risposta più imbecille di questa non ci potesse essere, per cui gli mando un'altra nota, sempre via PEC, molto più articolata, e questo signore mi risponde in questa maniera, con un altro tono, molto più composto, eccetera. E mi dice che lui aveva visto, era tutto a posto. Io gli rimando un'altra PEC dove dico che non poteva non sapere, visto che se chiunque venga in possesso della notizia, a conoscenza della notizia criminis, ha il dovere di, tanto più uno della... Ora io gliel'avevo informato in che cosa consisteva la prova provata, quindi a lui non aspettava altro che rivolgersi alla procura. Non mi ha più risposto perché è stato molto compromettente a quel punto rispondermi e continuare a fare quello che aveva l'ordine di fare. E allora che cosa ho fatto? A un certo punto, visto che loro sono andati avanti, visto che io ho pubblicato le prove, nel senso che ho pubblicato lo screenshot del messaggio WhatsApp in cui si dettavano le 3 tracce
delle prove scritte, le si dettavano 4 giorni prima della prova scritta. Sono stati così arroganti che non hanno mai fatto niente così in fretta come in quella volta, quindi proprio un pacchero in faccia, nel senso, con i commenti sotto gli articoli che dicevano, tanto io ormai il posto ce l'ho, tu sei una deficiente che continui in questa mission. E allora a quel punto io sono andata, ho fatto una denuncia alla Procura della Repubblica tramite la stazione dei Carabinieri, non vi ho detto esattamente quello che per tanto tempo avevo detto a... Poi i consiglieri regionali del nostro territorio hanno pensato bene di tacere, perché naturalmente io devo arguire che avessero interesse a tacere, no? È lecito, certo, avvocato, che io lo dica questo? Certo, certo. Ecco, e fino adesso infatti non mi hanno ancora querelato. E allora che cosa va? Poi una gentilissima consigliera regionale, non del Casertano ma del Napoletano, l'onorevole Maria Muscarà del gruppo misto, fa un'interrogazione su questa cosa. Un'interrogazione al governatore, il quale peraltro è stato puntualmente informato di tutto, perché puntualmente io mandavo gli articoli tramite il suo portavoce alla sua attenzione e mi risulta che li abbia letti, quindi anche lui non poteva non sapere. Quindi l'onorevole Muscarà presenta l'interrogazione a risposta scritta in tempi non rapidi, super rapidi. Scrivono al direttore generale dell'azienda e in tempi ancora più super rapidi risponde l'onorevole Muscarà, mi manda la risposta naturalmente perché agli atti. Quindi la risposta che si chiede al governatore non arriva dal governatore, perché il governatore e il postiglione si limitano a trasferire la risposta del dottor Gubitosa. Quindi voglio dire, non rispondi tu governatore, ma risponde Gubitosa però risponde a te, non all'onorevole Muscarà. Io naturalmente ho fatto un altro articolo che ho rimandato al governatore, perché la risposta del dottor Gubitosa è assolutamente bugiarda e falsa, perché il dottor Gubitosa, anche se non richiesto, si consente il lusso di dire che io ce l'ho con tutte le amministrazioni possibili e immaginabili che si sono alternate, io ce l'ho con tutti, morale. E allora io sono stata costretta a ricordare le varie schifezze innominabili che io sono stata costretta a pubblicare nell'arco di 40 anni, siccome lui, a differenza di me, non conosce la storia di questo ospedale. Lui è uno di quelli che vengono di passaggio, acquisiscono punti e poi naturalmente fanno carriera. Quello che ha scritto risponde a falsità. Inoltre gli ho ricordato che lezioni di moralità da una persona come lui, che nonostante fosse stato avvisato, ammesso a fare il direttore dell'unità operativa complessa degli affari legali, una persona che deve restituire 750.000 euro alla Corte dei Conti perché ha un'accusa in Cassazione definitiva e il giudice è molto buono e molto generoso, ne ha abbonati 250.000, quindi ne deve dare solo 500.000, vuol dire tu sai che non puoi assumere questa persona, ma tu non solo l'assumi, io ti mando le carte, la sentenza, io pubblico la sentenza e tu te ne freghi perché sei un arrogante, perché sei superiore a tutti, continui a tenere, lei un avvocato, può fare il direttore di un'unità operativa complessa. Quindi voglio dire, io devo prendere lo schiaffo in faccia da una persona del genere che si permette di dire che io ce l'ho con tutte le amministrazioni. Ma voi avete fatto cose da Santi Uffizi in questo ospedale. Io non dovevo scrivere, dovevo ricevere e intascarmi le offerte che nel tempo mi sono state fatte. Bene, io sinceramente il pane riesco a comprarmelo ancora. Penso anche lei, avvocato. Spero. Quindi che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Niente, che vogliamo fare? Dobbiamo soltanto vedere come io... Ripeto, non lo prendo come un commiato, perché se lei si commiata devo rinunciare anch'io a questa cosa. No, non ci rinunci, dottoressa, non ci rinunci. Perché, manco morta. No, assolutamente, assolutamente. Guardi, la situazione è molto, molto
complessa, come lei avrà potuto notare. Certo. Non è facile. Assolutamente. Non è facile. Assolutamente. Noi ci troviamo di fronte a persone che hanno, sono come un'idria, sa, che dalle mille teste, dalle mille immagini, e quindi non dobbiamo assolutamente pensare che sia una strada semplice, una strada in discesa. Quindi, poiché io non intendo fare il gioco di qualcuno, e ho sempre pensato con la mia testa, come ho detto anche ultimamente in risposta a qualcuno che aveva insinuato che io mi facessi manovrare da qualche amico, io chiedo a volte consigli, perché io faccio il giurista, non è che faccio il tecnico. Certo. Se quindi su una questione tecnica devo esprimere un parere, io lo chiedo a chi è competente. Certo. E quindi se qualcuno è competente in materia, io glielo chiedo. Certo. E quindi io, ripeto, ragiono sempre con la mia testa. Certo. E alla fine tiro sempre le conclusioni secondo quelle che sono le mie valutazioni. Speriamo che la cosa possa mettersi in un certo modo. Ho sentito dire pure che probabilmente potrebbero anche slittare queste elezioni. C'è questa ipotesi che probabilmente per questa situazione generale, anche della bellica che si è creata, potrebbero slittare all'anno prossimo. Vediamo che succede. Io sono voluto venire da lei perché lei mi ha gentilmente invitato e non ho declinato l'invito, perché lei è una persona libera e a me piacciono le persone come lei, che parlano, dicono pane pane e vino al vino. Quindi la prossima volta valuteremo, ci vedremo, valuteremo. E quindi terminiamo però con una... mettendo un punto fermo su una cosa. Io credo che il popolo vairanese, sì, dovrebbe interrogarsi soprattutto su una cosa che io considero gravissima. Ma perché si parla così poco di tutte queste cose? Di Vairano non si parla. Di tutto quello di cui noi abbiamo detto una piccola campionatura, neanche quello esce. No. Oppure viene sintetizzato in malo modo in quattro righe e finisce lì. Se non ci fosse stata l'intervista dell'altra volta, ma chi poteva essere al corrente di certe cose? Allora, io vairanese mi preoccuperei di questo, perché quando sulle cose non si parla, quando le cose non escono dal muro di cinta di casa nostra, io mi preoccupo. Ma guardi, secondo me si dovrebbero preoccupare anche un altro, proprio per il funzionamento della democrazia, il fatto che non si riesca a formare una lista alternativa. Sì, ma e poi sarei arrivata anche a questo. È grave. Non è possibile. Perché un comune piccolo, mettiamo, so che Caianello ha avuto questa esperienza, che si è presentata un'unica lista, ma è un comune di pochi abitanti, 2.000-3.000 abitanti. Ma neanche consentito. Ma un comune come Vairano, con la sua storia... Sarebbe una cosa indecente. Un comune di oltre 6.000 abitanti che consente che si presenti un'unica lista, è un fatto di una gravità inaudita. Non si può sopportare, perché oltretutto... Il signore che si dovrà candidare a sindaco già si va informando su chi probabile, è andato già da un ex sindaco a parlare a casa per sapere, per sondare, per capire se si candidava, se non si candidava. Quindi lui ovviamente, oltre al fatto che non ha un lavoro e che quindi ha trovato l'America, come si dice a Napoli, al comune di Vairano, ha trovato proprio l'America, sarà ancora più facile la cosa, perché anche con 500-600 voti, chi me vuole votare me vota, e chi non me, come dicono a Roma, chi non me vuole votare non me vota. Quindi anche con 500-600 voti verrebbe eletto. No, non sarebbe onorevole per una città antica come Vairano. Che ci fossero esazioni sui vairanesi. E i vairanesi lo combatterono e la vinsero. Quindi Vairano in pugna, Vairano combattendo, non ha mai perso. Era una Vairano
che si interessava, che pensava e rifletteva e conosceva i fatti. Adesso è tutto il contrario. Adesso è tutto il contrario. Una volta al mio maestro glielo riferì questo. Il mio maestro era il professor Giuseppe Abbamonte, il grande, grande mio maestro, professor Giuseppe Abbamonte. Una volta io glielo dissi: sì, professor, sa qual è il motto di Vairano? Vairano impugna, anzi nulla facendo. Mi disse che parlava napoletano, lui parlava napoletano. Lingua napoletana, sì, non dialetto, lingua napoletana. Ciaz, na facevano buon anni su. Così è. Speriamo anche stavolta. Speriamo. E allora ci vediamo presto. Grazie, dottoressa. Grazie a lei. Grazie.